Di sicuro il quadro di riferimento nel quale ci muoviamo presuppone una gestione sempre più articolata e complessa di dati e quindi gli Atenei sono chiamati a gestire questa complessità in un ambito nel quale hanno difficoltà sia nella parte di gestione amministrativa sia didattica della ricerca ad ottenere ascolto e attenzione rispetto all'intervento su processi che sono di fatto in mano a terzi che si trovano a gestire con una certa libertà questi trattamenti. Allora, da quel punto di vista, il GDPR per quanto riguarda la parte relativa ai dati, le misure minime per quanto riguarda il fatto di porre attenzione aspetti di sicurezza sul trattamento dei dati, il piano triennale per quanto riguarda il desiderio di garantire che le infrastrutture eventualmente in cloud siano sicure nell'erogazione dei servizi e al contempo l'individuazione di una figura unica e responsabile della transizione digitale come figura di coordinamento offrono un quadro normativo complesso, sfidante, ma che è un'opportunità per gli Atenei, perché permettono al responsabile della transizione digitale di avere in mano delle leve che consentono di far crescere la consapevolezza nella struttura dell'Ateneo, sia per la parte amministrativa che didattica e ricerca, e al tempo stesso di intervenire. Ovviamente la normativa non tiene conto del fatto che gli Atenei hanno delle peculiarità, ragiona in termini generali sulla pubblica amministrazione. Quello che dobbiamo fare noi come sistema è far percepire agli interlocutori, quindi Agid piuttosto che il Garante, che gli Atenei sono un ecosistema complesso con alcune peculiarità. Per esempio è necessario garantire flessibilità nella gestione delle risorse ai ricercatori. Per esempio è un ecosistema nel quale ci sono già servizi articolati, complessi, con SLA elevati, implementati anche grazie per esempio a GAR e a Cineca sulla parte di struttura di rete piuttosto che di servizi applicativi. Ci sono per esempio servizi federati che permettono agli studenti di muoversi fra Ateneo e usufruire dei servizi. Quindi è un piccolo ecosistema che in realtà andrebbe considerato come un laboratorio in termini positivi, in termini di esempio, di cui tener conto nell'ottica di garantire una certa flessibilità nell'applicazione rigida invece della normativa. Da questo punto di vista è interessante per esempio lo stimolo avuto dalla CRUI che nel mese di maggio ha sollecitato gli Atenei sia rispetto al GDPR sia rispetto alla parte relativa alla compilazione del censimento sul patrimonio dell'ICT, perché c'è l'intenzione di muoversi a questo punto come CRUI, quindi come parte complementare all'amministrazione, per sollecitare opportunamente per esempio Agid piuttosto che il Garante. Da questo punto di vista quindi la conclusione che abbiamo tratto è necessario fare sistema sia all'interno degli Atenei, quindi le parti che compongono l'Ateneo, sia della gestione amministrativa ma anche la parte docente di ricerca, devono fare squadra per avere un approccio sinergico e bisogna fare sistema come comparto universitario sia per trovare delle soluzioni comuni sia per trovare delle soluzioni che siano poi sostenibili con maggior forza all'interno degli Atenei.